Salve a tutti e benvenuti in questo primo video di una serie di gameplay dedicati ai giochi da tavolo, e in particolare giochi da tavolo sia in versione elettronica, quindi su mobile più che altro, su cellulare o su iPad o su tablet, diciamo, e poi vorrei anche farne alcuni, diciamo, dal vivo, perché comunque sono un appassionato e anche se con poco tempo da dedicare, però è un genere di giochi che mi appassiona molto, quindi una delle mie tante idee per YouTube era avere proprio una serie di video che li trattava anche nella loro veste reale, quella che tocchi con mano, diciamo, che è sempre più suggestiva ovviamente rispetto a quella elettronica, anche se devo dire che ultimamente stanno facendo delle conversioni davvero davvero ottime. Poi ve ne accorgerete anche perché ne tratterò parecchi, ne ho parecchi e sono molto contento di parlarne perché è un genere che mi appassiona tanto e ho visto che non è molto presente su YouTube, soprattutto in Italia. Quindi spero di fare una cosa gradita agli appassionati eventuali che mi stanno ascoltando. Oggi trattiamo uno dei giochi, diciamo, che mi appassiona di più, sia in versione ovviamente reale che in versione digitale, che è Terra Mistica. Terra Mistica è un gioco un po' complicato, nel senso che ha parecchie regole che la prima volta possono spaventare, ma che una volta comprese le meccaniche offre un livello di strategia e di tattica molto, molto profondo. È poco legato a scelte casuali, quindi a dadi o a carte che ti capitano nel turno, eccetera. È molto basato su invece le scelte del giocatore e la tattica utilizzata e diciamo le strategie che via via vi si propongono. E dunque, in generale, è un gioco che vi permette di selezionare all'inizio una delle 14 fazioni. Ogni fazione ha delle caratteristiche proprie e potrà quindi contare su bonus. Li andremo ovviamente a vedere in seguito, ma era giusto per darvi un'idea iniziale. Può contare, dicevo, su dei bonus, caratteristiche completamente diverse dall'una all'altra, meccaniche tipiche di quella fazione piuttosto che dell'altra, eccetera. In questo primo video ovviamente non ci buttiamo subito all'interno del gioco perché non ci capireste niente. Avevo pensato invece di esplorare in maniera abbastanza veloce ma approfondita il tutorial in modo da darvi un'idea delle regole di base che comunque potete andare a vedere in qualsiasi manuale online, seguendo proprio le tappe del tutorial. Vi risparmio l'introduzione perché è una cosa esclusivamente di lore, cioè di storia, diciamo, di alcune delle fazioni nel gioco. Partiamo subito dalle nozioni di base. Dunque, questa è la schermata iniziale di selezione della fazione. Come potete vedere, ci sono diverse fazioni. In alto ci sono i giocatori che partecipano alla sessione. Vi anticipo che questo è un gioco multiplayer, ovviamente, che potete giocare anche con persone reali. E si basa su un multiplayer di tipo asincrono, nel senso che si può giocare anche non direttamente in tempo reale con la persona dall'altra parte che ha il gioco aperto, ma potete fare le vostre mosse, le vostre valutazioni, passate la mano e aspettate che l'altro giochi quando ha diciamo tempo di farlo. Un po' come gli scacchi sempre in modalità asincrono, ce ne sono parecchi tipi. Quindi nella parte superiore troverete i giocatori impegnati nella sfida e nella parte inferiore la fazione. Le fazioni, come potete vedere, sono parecchie. Ovviamente in questo primo video introduttivo non ve le farò vedere tutte, magari in seguito, nel corso dei vari gameplay che intendo fare, anche con l'aiuto di un amico che è anche lui appassionato di questo gioco e di altri giochi, vi illustreremo piano piano tutte le varie caratteristiche e come utilizzarle. Però ecco, come prima scelta per questo tutorial, il gioco impone, diciamo, di selezionare le streghe, che è questa qua. Dunque, queste che vedete adesso sono le schermate introduttive e descrittive delle caratteristiche della fazione che avete scelto. In particolare, la prima schermata vi dice nella parte sinistra il costo delle costruzioni. Ogni fazione ha determinati costi in base alle caratteristiche, appunto, della fazione stessa. E oltre al costo, ovviamente, avete anche le entrate previste se costruite quel tipo di edificio, ma queste sono cose che vedremo in seguito più avanti. Nella parte destra invece ci sono i dati relativi alla terraformazione, ovvero il gioco è diviso in caselle,
Ogni casella è relativa a un tipo di terreno diverso. Ogni fazione ha un grado di familiarità diverso rispetto ai vari tipi di terreno. Quindi nella parte destra della scheda voi potete avere un'idea di quali terreni sono più consoni al tipo di fazione e quali invece risultano più complicati da terraformare. Ci torneremo comunque in seguito. Nella seconda scheda invece troverete le risorse iniziali di ogni fazione, le capacità di navigazione e di terraformazione e anche l'abilità speciale che eventualmente quella fazione ha. La terza e ultima schermata praticamente è un testo, diciamo, di storia della fazione con un sunto delle caratteristiche generali. Questo riprende molto il manuale, infatti. Comunque. Come vi dicevo, il tutorial vi obbliga a selezionare le streghe, quindi noi scegliamo questa e proseguiamo. Dopo aver scelto una fazione, quindi lo step successivo è posizionare le abitazioni iniziali. Le abitazioni iniziali vanno costruite nel terreno con più alta affinità di quella della fazione che avete scelto. Nel caso delle streghe sono le foreste. Ovviamente questa è una fase cruciale del gioco perché le abitazioni iniziali determinano gran parte del potenziale iniziale e delle fasi successive del gioco, quindi dovete sceglierle in maniera molto molto accurata e ponderata. Per esempio ci sono delle fazioni che hanno affinità con i fiumi e quindi hanno più facilità a spostarsi lungo i fiumi rispetto alle altre e quindi magari conviene farle accanto ai fiumi. Allo stesso tempo bisogna selezionare delle caselle che intorno hanno un numero di terreni affini o comunque non troppo avversi elevato, perché in questo modo la terraformazione, che è importantissima e necessaria per costruire altri edifici, sarà più semplice. Quindi lui dice ovviamente va costruito in un punto con terreni facili da terraformare nelle vicinanze per potersi espandere in fretta. Però ovviamente dovete considerare anche il fatto che più siete vicini a un'altra fazione, più saranno facili gli scambi commerciali con quella fazione. Avrete dei bonus a stare vicini e adiacenti agli edifici di un'altra fazione. Allo stesso modo potrete controllare anche l'espansione dell'altra fazione perché potrete fisicamente bloccargli alcune vie oppure impadronirvi voi stessi prima dell'altro di risorse o di terreni particolarmente vantaggiosi. Quindi è tutta una questione tattica. E il gioco vi consente in ogni momento sulla parte sinistra dello schermo di controllare il vostro albero della terraformazione. Nella parte centrale troverete il terreno, quello base vostro, quello con cui avete più affinità. Poi, mano a mano, allontanandovi da quello, avrete tutti gli step di terraformazione necessari per arrivare a terraformare un altro tipo di terreno. Più il terreno che volete terraformare è lontano da quello iniziale, quindi in questo caso vedete il deserto in alto, oppure quel terreno in basso, sono quelli più lontani, quindi per terraformare quel tipo di terreno avrete bisogno di più risorse, ovviamente. Quindi il tutorial ci dice che ha una montagna accanto che può essere terraformata con un semplice step, diciamo. E ovviamente siete anche vi vicini a un fiume, quindi in eventualità in cui sviluppaste un sistema di navigazione sareste comunque avvantaggiati. Quindi il tutorial ci dice di selezionare quell'edificio. Ogni volta che effettuate un'operazione sul gioco potete confermarla o annullarla. In questo caso la confermiamo. Ogni volta che avete terminato di utilizzare le azioni disponibili per il vostro turno, il gioco vi permette di sempre confermare tutto quello che avete fatto oppure annullarlo per ripartire dallo stesso turno attuale. In questo modo potrete tornare indietro sui vostri passi se magari vi capita di pensare una cosa che non avete considerato oppure se vi rendete conto di aver sbagliato o cose del genere. Quindi in questo caso confermiamo. Tutto quello che fate sarà registrato su un registro di gioco che potete consultare in qualsiasi momento. Bene, in questo caso confermiamo. L'avversario, che ha la fazione degli ingegneri, ha costruito, vedete, in questo punto qui. Quindi la nostra seconda abitazione, il tutorial ci suggerisce che dobbiamo farla lì vicino. In questo modo ci costa meno e, come dicevo prima, vi consente di avere degli introiti commerciali. Perché? Perché se un avversario costruisce o aggiorna una sua costruzione
adiacente a una delle vostre costruzioni, a voi vi torna indietro un certo quantitativo di denaro, comunque di risorse che poi vedremo. Quindi costruiamo la nostra abitazione vicino a lui e confermiamo. Questa è la schermata di selezione e visualizzazione dei bonus. Ogni partita ha una serie di bonus che sono disponibili ai giocatori all'inizio di ogni turno. Bisogna pescare una carta bonus all'inizio della partita e cambiarla ogni volta che un round, io l'ho chiamato turno, ma il gioco lo chiama round, termina. E le carte vengono distribuite dall'ultimo al primo giocatore, quindi ogni volta che voi selezionerete una carta, il giocatore precedente l'ha già selezionata, quindi bisogna tenere conto delle scelte che faranno gli altri giocatori. Ogni carta dona delle entrate, oppure vi consente di avere delle azioni specifiche in modo da guadagnare punti vittoria, che sono poi quelli che contano alla fine del gioco. E ovviamente le carte bonus possono essere controllate cliccando poi sulla relativa icona nella barra superiore. Ok, quindi ora lui ci dice di selezionare una carta bonus. Vedete, se ci cliccate sopra vi dice che cosa fa. Per esempio, questa vi farà ottenere 2 gold in più per le prossime entrate. E oltre a donarvi un'azione di terraformazione con una vanga gratuita. Però questa l'ha selezionata il giocatore, il nostro avversario. Questo ci fa guadagnare 3 punti magia, questo ci fa guadagnare 2 gold e così via. Per il momento, non entro nel dettaglio delle meccaniche perché altrimenti sarebbe un video troppo lungo, ci entreremo poi in seguito giocando proprio una partita. Quindi per il momento io direi di selezionare questa. Bene. A questo punto la partita inizia con la distribuzione di tutti i bonus dati dalle carte bonus e eventuali altre cose. Ogni round ha associato una tessera punteggio diversa che vi garantisce un ammontare di punti vittoria in più se portate a termine determinate azioni. Quindi è importante controllare sempre che tipo di tessera bonus avete attiva. In alto a destra, come potete vedere, c'è l'icona delle tessere bonus che indica il round attuale sul totale dei round del gioco, che sono 6. Se cliccate sopra, vedete, vi compare la storia e diciamo il progresso di tutte le varie tessere bonus per tutti i round attuali e anche quelli successivi, in modo da pianificare per bene la vostra partita. Sul lato sinistro di ogni tessera bonus avrete un metodo di punteggio aggiuntivo, oltre a tutti quelli del gioco base. In questo caso, ogni volta che costruirete quei due edifici che vengono indicati lì, guadagnerete 5 punti vittoria. Nella parte destra invece è indicato il bonus di fine round. E il bonus di fine round è sempre relativo ai livelli di culto che dopo vedremo, cioè voi avete diversi culti che sono caratterizzati ognuno da un colore proprio in cui avanzare. E il bonus di fine round è relativo all'avanzamento in quel particolare culto. L'ultimo round, come vedete, non prevede bonus relativi al culto perché essendo l'ultimo non avrebbe senso. A questo punto il tutorial ci permette di visionare i vari bonus che ci sono nei restanti round della partita. Per esempio, questo vi dona 2 punti vittoria per ogni abitazione, mentre il primo che avevamo visto per ogni fortezza e ogni santuario ve ne dona 5. Quindi in base a tutti i bonus che potete ricavare, voi dovete cercare di sfruttarli a pieno perché questi sono oro, servono proprio per ottenere più punti possibile, che poi diciamo è lo scopo finale del gioco. Nella fase quella iniziale, come avete visto appena iniziato il round, c'è stata la fase di distribuzione delle entrate dalle varie fonti che potete avere, quindi le carte bonus, dalle varie abitazioni, eccetera. Infatti per il primo round le entrate erano relative alle carte bonus, che è quella che abbiamo scelto, e alle 2 abitazioni che abbiamo collocato inizialmente. Se cliccate sul simbolino che indica la fazione dell'avversario, avrete modo di vedere la scheda dell'avversario, quindi vi rendete conto di come funziona quella fazione, di quali bonus ha, di quale strategia potrebbe attuare perché è quella che magari porta più introiti o più punti vittoria, eccetera. Ora il tutorial approfitta del fatto che ci troviamo in questa scheda per descrivere i vari edifici. Ci sono 5 diversi edifici con il relativo costo.
le migliorie che possono essere effettuate. La parte inferiore di ogni edificio ti mostra quanti ne puoi ancora costruire, ovvero che in questo caso sono quelli grigi. Vedete, per esempio, io ho costruito due abitazioni e quindi ho due mani che indicano le entrate per quell'edificio ogni round. E quante ne posso ancora fare? Ne posso ancora fare 6. In questo caso, per esempio, gli ingegneri ottengono due lavoratori per le due abitazioni che hanno. Quindi per ogni round ricevono due lavoratori. Costruire una terza abitazione, come potete vedere, non migliora questo tipo di entrate perché non ci sono mani, vedete, sopra la casina. Per la quarta e per la quinta invece ulteriori due lavoratori. Ogni volta che viene migliorato un edificio, quello precedente torna sulla mappa. Quindi ovviamente ti diminuiscono le entrate. Le risorse totali del gioco sono di quattro tipi: le monete e i lavoratori, che vengono utilizzate in pratica per qualsiasi tipo di attività. Poi ci sono i sacerdoti, che sono usati per le azioni piuttosto costose e con vantaggi elevati, e il potere, che è quello, la risorsa viola che avete già visto prima, che è una risorsa jolly, diciamo. Come potete vedere, nella parte bassa del gioco ci sono le icone relative alle fazioni con tantissime informazioni che potete tenere d'occhio nel corso della partita senza per forza dover aprire le schede o cose varie. Infatti, se vedete sotto alla mia fazione, c'è cioè quella parte dell'interfaccia che pulsa che vi mostra moltissime informazioni. Avete, per esempio, il cubo bianco sono i lavoratori che avete, che sono 6. Quindi avete a disposizione 6 lavoratori. Il numero verde sotto è la previsione di quanti lavoratori guadagnerete nel successivo round, in base ovviamente alle abitazioni, ai bonus e a tutte le cose attuali del gioco. Quel numero ovviamente è una stima perché può cambiare in base alle vostre azioni all'interno del round. Stessa cosa per le altre risorse, vedete? Ci sono le monete, che io ne ho 17 attualmente e non ne prendo nessuna per ogni round. I sacerdoti ne ho 7. Ora il gioco ci suggerisce di premere sul centro della nostra fazione perché ci sono le azioni che possiamo svolgere all'interno del gioco. Tutto quello che possiamo fare è segnato qui. Se c'è una X vuol dire che per qualche motivo non possiamo fare quell'azione. Perché magari non avete le risorse oppure perché non è possibile per altri motivi. Bene, a questo punto il tutorial ci spiega che anche se avrebbe più senso trasformare un'abitazione in un emporio utilizzando l'azione migliora, visto che la tessera punteggio ci dà dei punti vittoria in più, possiamo sfruttare questa cosa e trasformare direttamente un terreno, quindi terraformiamo un terreno e su quel terreno poi ci possiamo costruire sopra un'abitazione. Quindi ci dice di selezionare l'azione di terraformazione. A questo punto dobbiamo selezionare il terreno che vogliamo terraformare. Vengono evidenziati nella mappa solo i terreni che adiacenti ovviamente a delle abitazioni, delle cose che abbiamo attualmente disponibili sul terreno, quindi possiamo sceglierne uno. Il discorso che facevo prima sul tipo di terreno che andiamo a terraformare è il seguente: più ci allontaniamo dal terreno quello della nostra fazione, più vanghe servono per terraformarlo. In questo caso noi selezioniamo la montagna che è a un solo passo dal terreno della nostra fazione, che sono le foreste, e quindi richiede una vanga sola. Vedete? Il vostro terreno, diciamo, di base è quello in alto. Più ci allontaniamo da quel terreno, più vanghe servono per terraformarlo. Ovviamente è possibile terraformarlo anche in altri tipi che non siano la nostra, spendendo meno vanghe, però ovviamente in questo caso noi dobbiamo costruirci sopra un'abitazione, quindi deve essere per forza una foresta, quindi una del nostro colore. Nella parte destra, come potete vedere, ci sono i costi previsti per quel tipo di azione. Trasformare nel colore scelto ti costerà una vanga. Però abbiamo 0 vanghe gratis e quindi, avendo accumulato 0 vanghe per, diciamo, bonus, tessere o altri motivi, ogni vanga ci costerà 3 lavoratori. Noi ne avevamo disponibili 6, come potete vedere nella parte sempre a destra in alto, quindi possiamo tranquillamente permetterci di terraformare questo terreno. Spendiamo i nostri 3 lavoratori e il terreno magicamente si trasforma. A questo punto il gioco ci chiede: vuoi piazzarci già che hai terraformato? Vuoi piazzarci anche un'abitazione? Ti costa un lavoratore e 2 gold? E noi ovviamente diciamo di sì.
Quindi co al costo di una sola azione abbiamo contemporaneamente terraformato e ampliato i nostri possedimenti. Ovviamente per la casa che abbiamo costruito noi riceveremo degli introiti al turno successivo. Infatti, se vedete sotto al mio avatar, in quella piccola zona riassuntiva, vedete che i lavoratori sono scesi a 2, però le proiezioni per le entrate future sono aumentate di 1 perché abbiamo costruito una nuova casa. Poi sulla parte destra della nostra immagine, sempre, vedete c'è il simbolo di una nave. E il simbolo di una vanga. Quel simbolo della vanga ti indica quanti lavoratori sono necessari a coprire una vanga di terraformazione. Ecco perché prima ne abbiamo spesi 3. Bene, questo era il primo tutorial e si può passare al successivo che ci indica delle azioni un po' più complesse. Qui verranno affrontate le azioni disponibili, tutte quante, in modo da avere un'idea generale di cosa si può fare all'interno del gioco. E perché utilizzarle? Ovviamente lo scenario adesso è cambiato, noi siamo Yauren e ci sono dei terreni difficili da terraformare, quindi probabilmente ci conviene migliorare la navigazione in modo da spostarci più agevolmente. C'è una foresta nei paraggi, però ovviamente non si può raggiungere. Per fortuna, come potete vedere nella parte inferiore, abbiamo un sacerdote, che è quel numero blu che vedete accanto alla figurina del sacerdote, sempre nella parte inferiore al nostro simbolo. E si può usare per migliorare la portata della navigazione, quindi fin dove possiamo arrivare navigando nei fiumi. Quindi si può cliccare sulla schermata azione e c'è, vedete l'icona che pulsa, è quella per migliorare la portata. Clicchiamo lì e il gioco ci dice che ci costerà un sacerdote e 4 gold. Noi accettiamo. Per questo motivo abbiamo 2 punti vittoria in più e come potete vedere dalla parte destra della nostra icona, dove c'è il simbolo della nave, è comparso un 1 proprio perché abbiamo ampliato il nostro raggio di spostamento. Quindi adesso si può raggiungere la foresta, questa qui che sta dall'altra parte del fiume rispetto alla nostra abitazione che già abbiamo. In questo caso è possibile utilizzare l'azione terraforma che costruisci per raggiungere un'abitazione in una zona che possiamo raggiungere anche via mare. Il tutorial adesso ci suggerisce un metodo alternativo per la costruzione, che è quello di cliccare direttamente sulla foresta senza passare per il menu quello iniziale e confermare in questo caso. Molte delle azioni del gioco si possono attivare direttamente sulla mappa, quindi il gioco capisce se voi toccate che ne so, un edificio, lui capisce che forse volete aggiornarlo e quindi vi propone direttamente quelle azioni senza dover per forza passare al menu principale delle azioni. Queste azioni che potete attivare facilmente sono appunto la terraformazione, il posizionamento di edifici, il miglioramento degli edifici e l'uso dell'abilità di una fortezza. A questo punto il tutorial dice che dovremmo migliorare la vanga. Il migliorare la vanga vuol dire semplicemente ridurre il numero di lavoratori necessari per terraformare di uno scatto, di un gradino. Oltre a questo, migliorare una vanga ti dà comunque dei punti vittoria aggiuntivi in fase finale, quindi è un'azione che ha sia dei benefici pratici sia dei benefici di punti vittoria. E questa azione richiede un altro sacerdote. Per fare questo dobbiamo, diciamo, girargli un po' intorno, nel senso che costruiamo un tempio, quindi miglioriamo l'emporio per farlo diventare tempio e come potete vedere non abbiamo attualmente dei lavoratori, vedete che il numero è 0 accanto al cubo bianco, però in questo modo il gioco vi approfitta per farvi vedere come utilizzare il potere per ottenere dei lavoratori. E nel prospetto della fazione che in questo momento sta lampeggiando, la parte superiore è divisa in 3 zone, 1, 2 e 3, vedete, con dei numeri viola. Ogni volta che guadagnate potere, per qualsiasi tipo di azione o bonus o quello che è, la quantità ricevuta passa dalla riserva più bassa a quella successiva, nel senso che ogni tacca ognuno di quei contenitori, 1, 2, 3, ha una certa capienza. Ogni volta che acquisite il potere entra prima nella parte iniziale e scorre, una volta che quella parte è piena, scorre in quella successiva. Quindi per riempire l'ultima riserva, che poi è quella che viene utilizzata per effettuare le operazioni, diciamo principalmente, bisogna prima svuotare quelle precedenti. Ovviamente prima va svuotata la prima e poi la seconda, eccetera.
Il potere che è contenuto nella terza riserva può essere, come dicevo, usato per molte azioni e abilità speciali e può sostituire, come serve a noi in questo caso, alcune risorse. Per poter, diciamo, trasformare o utilizzare il potere in risorse oppure utilizzarlo per fare delle azioni, bisogna, entrare nel menu apposito che è posizionato in alto a destra, vedete, è quello che lampeggia. Qui ci sono sei azioni che è possibile svolgere col potere. Sono condivise tra tutti i giocatori, quindi ognuno ha accesso a queste azioni qui. Ci sono azioni di costruzione, di terraformazione, di costruzione con vanghe, di scambio con tariffe più vantaggiose, azioni del ponte che servono per posizionare dei ponti in modo da collegare due zone che sono separate da un fiume senza dover per forza aumentare la propria navigazione, per esempio. Ogni azione, questo è importante, ogni azione può essere utilizzata solo una volta per ciascun round. Visto che sono disponibili da tutti i giocatori, ci sono delle azioni molto vantaggiose che possono essere utili all'interno del gioco e quindi chi prima arriva meglio alloggia. Per fortuna quella che serve a noi in questo caso, in questo scenario che ci ha messo a disposizione il gioco, è libera e ovviamente noi la utilizzeremo, che è quella che ci consente di trasformare 4 potere in 2 lavoratori. Lo selezioniamo e confermiamo. Quindi i 4 poteri se ne vanno, quindi tornano nella prima zona, come potete vedere. Dal terzo contenitore il potere che avete utilizzato torna al primo e quindi da lì poi scorrerà fino a mano che li riempite. Oh, adesso finalmente abbiamo un numero sufficiente di lavoratori per aggiornare il tempio. Quindi basterà selezionare il tempio direttamente senza passare per il menu azione, lui il gioco capisce che lo volete aggiornare. Questa costruzione può essere aggiornata sia a fortezza che a tempio. In questo caso noi scegliamo il tempio. Ci costerà 2 lavoratori e 5 gold, confermiamo. Oh, questa è un'altra delle caratteristiche del gioco. Ogni volta che costruiamo un tempio o un santuario, ci viene regalata una tessera di favore. C'è una fazione specifica nel gioco che sono i maghi del caos che hanno diritto di sceglierne due ogni volta che costruiscono un tempio o un santuario. Ogni tessera di queste qui vi consente di fare un determinato numero di passi in uno dei 4 percorsi di culto che voi preferite. Alcune di queste tessere invece offrono oltre a questo anche altri tipi di vantaggi o delle entrate, quindi vanno valutate sempre con attenzione. Ognuna di queste tessere, come potete vedere, ci sono 3 cerchi in basso per ogni tessera. Quelli sono i giocatori che l'hanno scelta. Nel caso invece delle ultime tessere, quelle che danno addirittura 3 passi in ogni culto, lo spazio è uno solo. Questo vuol dire che può essere utilizzato e selezionato solo da un giocatore. Quindi chi seleziona quello lo fa per l'unica volta per la partita. Mentre le altre tessere possono essere selezionate anche da 3 giocatori, o anche 3 volte dello stesso giocatore, o 2 volte dello stesso giocatore. Ora il gioco ci dice di dargli un'occhiata e selezionarne una. Noi non so se abbiamo. Dovrei controllare le caratteristiche della fazione per vedere se ce n'è magari qualcuna che ci interessa di più, però questo magari lo vedremo poi facendo delle partite e quindi approfondendo questi aspetti. Diciamo che per il momento io desidero avanzare nel culto dell'acqua, per esempio. Questa è la scherma, quella che avete visto adesso, era la schermata di avanzamento del culto, che il tutorial non mi fa riselezionare perché ovviamente è tutto comandato, però vabbè, poi la vedremo sicuramente. Avete visto molto di sfuggita il segnalino che è salito su uno di quei percorsi, adesso ce lo fa selezionare, eccoli qua. In Terra Mistica quindi ci sono 4 culti, uno per ogni elemento. I primi 3 giocatori in ogni culto ricevono 8, 4 e 2 punti vittoria. Quindi avanzare nei culti è utile per ottenere i punti vittoria. Oltre a questo, come potete vedere nel percorso che parte da sinistra a destra, ogni 2 caselle in media c'è il simbolo di un potere. Quello vuol dire che ogni volta che superate quel traguardo lì, quel livello lì, acquisirete quel numero di potere. Quindi questo è anche utile per accumulare potere e quindi utilizzarlo per altri scopi. I modi per salire di livello di culto sono moltissimi. Uno di questi è quello che abbiamo appena visto, ovvero ottenere un favore. Rimanere primi in un culto è abbastanza importante per vincere il gioco, quindi tenetene conto, anche più di un culto. L'ultima porta. L'ultimo traguardo richiede una chiave.
per essere superata, quindi per arrivare ai primi. Mentre i vari step possono essere comunque attraversati da qualsiasi giocatore, quindi non c'è un limite ai giocatori che possono trovarsi magari sulla stessa casella oppure a un certo tipo livello del percorso del culto. Ovviamente il vincitore, diciamo, quello che arriva fino alla fine del percorso del culto può essere solo uno. Anche questo è da considerare. Dicevo, le chiavi devono essere usate per accedere all'ultimo livello e le chiavi vengono attribuite in base alle città, di cui parleremo più tardi, però sappiate che diciamo c'è un certo numero di edifici che varia in base a diverse condizioni del gioco, che vi consente di trattare e di considerare quell'agglomerato di edifici come una città. Una volta che quella città viene formata, voi avete accesso a queste chiavi. Poi lo vedremo in seguito comunque. Il nostro vicino ha ugualmente ottenuto del potere perché ogni volta che qualcuno costruisce, come dicevo prima, vicino a te, si riceve del potere. Gli edifici circostanti sono sommati in base al loro valore in termini di potere. Quindi le abitazioni valgono 1, gli empori valgono 2 come i templi, e le fortezze e i santuari valgono 3. Ok, adesso il gioco ci dice di passare il turno, che è l'icona che lampeggia, vedete in alto a sinistra. A questo punto dobbiamo selezionare una nuova carta, perché è terminato il round e quindi nel round successivo la carta bonus sarà diversa. Nel nostro caso, vedete, avevamo prima selezionato la prima, adesso dobbiamo selezionarne un'altra. E visto che siamo a corto di lavoratori, direi di selezionare questa, così anche ci aiuta un po' anche con il potere. Ora, il nuovo round. Quindi a questo punto abbiamo abbastanza risorse per migliorare questa cavolo di vanca che volevamo migliorare dall'inizio del tutorial. Nel frattempo il gioco distribuisce tutte le entrate e i bonus. Quasi tutte le fazioni possono migliorare la loro vanca 2 volte, riducendo il costo di terraformazione a 1 e migliorando ovviamente la possibilità di espansione. Ovviamente si consiglia di fare questo upgrade prima, in modo da sfruttarlo il più possibile. Bene. Il prossimo tutorial è dedicato alle azioni dei sacerdoti, alle città e al potere, in modo un po' più approfondito. Bene, a questo punto il gioco ci propone di vedere tutte le altre azioni, che sono quelle un po' più complesse. Lo scenario è di nuovo cambiato, come potete vedere abbiamo diversi edifici di livello elevato al centro della mappa e abbiamo cambiato anche fazione. Abbiamo costruito una fortezza, diversi altri edifici, che stanno quasi per trasformarsi in una città. Questo quindi è un aspetto che ora tratteremo. Per quanto riguarda i sacerdoti, dunque, ogni fazione ne può avere al massimo 7 e se ne hai 7 a disposizione devi per forza usarne uno per poterne ottenere degli altri, ovviamente, quindi il numero massimo è 7. Però è possibile utilizzare un sacerdote anche senza rimandarlo nella riserva, perché ogni volta che viene utilizzato lui torna nella riserva e poi per riottenerlo dovete effettivamente riottenerlo tramite un'azione, un bonus o qualsiasi altro, un introito o qualsiasi altra cosa. Ora dobbiamo selezionare l'azione specifica per mandare al culto un sacerdote, che è quello in basso a sinistra. Ci costerà ovviamente un sacerdote. Questa è sempre la solita schermata del culto. Il tutorial ci ricorda di nuovo che è importante trovarsi sopra gli avversari in più culti possibile, perché così si può aumentare al massimo il punteggio e anche oltrepassando le porte. Come potete vedere, nella parte iniziale di ogni culto, quindi sulla sinistra dello schermo, ci sono 4 caselline, ognuna con dei numeri diversi, 2, 3, 2, 2, no? Ogni giocatore, quando invia un sacerdote al culto, deve occupare una di queste caselle. La priorità è per gli slot superiori. Ovviamente, visto che ci sono 4 slot disponibili, quando sono tutti e 4 occupati, in quel culto non è più possibile assegnare dei sacerdoti. Però, ovviamente, questo non vuol dire che voi non potete più utilizzare i sacerdoti per aumentare la vostra posizione in quel culto. Quindi, se ci sono tutti e 4 le caselline occupate, voi potete comunque inviare un sacerdote al culto semplicemente facendolo aumentare di un passo solo, invece che 2 o 3, come avreste fatto se fossero stati liberi gli slot di inizio percorso. La differenza è che se decidete di occupare uno dei 4 slot, il sacerdote rimane lì per tutto il resto della partita e quindi ne avrete di meno a disposizione. Se invece lo assegnate a far salire di un solo passo il vostro punteggio nel culto, il sacerdote rientrerà nella rotazione delle vostre risorse, quindi non lo perderete, diciamo.
Quindi no, adesso in questo caso noi abbiamo il culto rosso e quello marrone che hanno già uno, e quindi che ne so, possiamo scegliere questo rosso per esempio. A questo punto lui, il gioco ci chiede, vuoi posizionarlo in uno degli slot che ti permettono di avanzare di più passi in una volta solo e quindi perderlo, oppure di un passo solo per poi recuperarlo, e noi decidiamo di assegnarlo a uno slot. A questo punto il gioco passa a parlare delle città. Un agglomerato di 4 edifici è considerato una città se il potere totale è pari a 7. Se invece all'interno di quell'agglomerato è presente un santuario, la quantità di edifici totali può essere ridotta a 3, minima. Inoltre esiste una tessera a favore che riduce ulteriormente il potere necessario a 6. Ovviamente le città non possono essere adiacenti da loro, quindi un agglomerato di 3 o 4 edifici deve essere separato da un altro agglomerato di 3 o 4 edifici per essere entrambe considerate città. Se si aggiunge un edificio a una città già esistente, l'edificio diventerà parte di quella città, ma non conterà come una possibile città nuova, semplicemente. Non c'è alcun vantaggio nel collegare un edificio a una città già esistente. Ricordatevelo questo. Tornando a noi. Quell'agglomerato che vedete al centro della mappa ha un valore di potere totale a 6, quindi ne manca solo uno per diventare una città. Però, come potete vedere in basso a sinistra nel riepilogo, non abbiamo dei lavoratori. Quindi in quest'ottica c'è un'azione che ci può aiutare, che è l'azione potere. L'azione potere noi l'abbiamo già usata, quindi dobbiamo per forza affidarci alle conversioni. Le conversioni si effettuano nel primo menu in alto a sinistra. Queste sono conversioni standard, che possono essere usate in qualsiasi momento durante tutto il turno e non verranno mai occupate, diciamo, da altri giocatori, eccetera. Al contrario di invece di quelle altre che avevamo visto prima. Premendo come al solito sui pulsanti c'è una descrizione delle azioni, e una delle azioni piuttosto importanti è quella che si chiama brucia, perché vi permette di trasferire dalla seconda riserva alla terza un potere al prezzo di 2. Ovvero, visto che il potere che potete utilizzare per effettuare conversioni per qualsiasi altra azione all'interno del gioco è sempre il potere che è presente nella terza riserva, se avete necessità impellente, se avete urgenze di utilizzare il potere per una certa azione, ma non avete nella terza riserva una quantità di potere sufficiente, ma nella seconda avete comunque del potere da utilizzare, potete trasferire un potere alla terza dalla seconda riserva al costo però di due poteri della seconda, e uno lo bruciate completamente, quindi non vi tornerà in riserva, l'avete per sempre perduto. Fate attenzione, ovviamente questa è un'azione che va utilizzata con consapevolezza, molto utile magari anche nelle fasi finali di gioco in cui sapete di non dover utilizzare più il potere oppure perché avete delle esigenze impellenti per fare più punti e quindi vi sta bene sacrificare del potere. Il gioco è sufficientemente intelligente da tenere traccia del potere, quindi le conversioni verranno fatte automaticamente. Comunque voi dovete sempre tenere d'occhio tutti i vari costi perché una volta che confermate non potete più tornare indietro, quindi sarebbe un peccato. Ok, in questo caso ci serve il nostro lavoratore per creare la città, quindi possiamo convertire tre poteri che sono nella terza riserva per ottenere un lavoratore. E clicchiamo sulla conversione e confermiamo. Vedete che adesso la riserva 3 è vuota e il potere è passato di nuovo alla prima, che poi si riempirà per passare alla seconda, si riempirà per passare di nuovo alla terza. È tutto un ciclo. Chiudiamo la schermata e abbiamo il nostro lavoratore. Però il problema è che non abbiamo ancora abbastanza lavoratori trasformare i terreni. Ma per fortuna abbiamo i nomadi che hanno, diciamo, un'abilità speciale che può essere usata una volta per ogni round e per costruire una fortezza. Questo è effettivamente un potere molto utile dei nomadi, che gli consente di terraformare qualsiasi terreno adiacente ad un deserto per ogni turno e ci co possono costruire sopra direttamente un'abitazione, se se la possono permettere, l'abitazione. Noi non potevamo permetterci la terraformazione, ma i nomadi ci vengono incontro con questa abilità particolare. Le abilità speciali sono evidenziate, diciamo, è l'icona che sta pulsando in questo momento. Sono azioni speciali che vengono accumulate magari durante il turno e che possono essere utilizzate quando più vi fa comodo. Quindi clicchiamo sopra e confermiamo. La selezioniamo
che è questa, è quella con l'esagono. Dunque, il terreno che vogliamo terraformare è quello, e possiamo terraformarlo, e quindi il processo di terraformazione sarà gratuito perché è proprio il potere dei nomadi. E quindi a posto, lo terraformiamo gratis. Mentre l'azione di costruzione dell'abitazione ovviamente ci costerà il solito lavoratore e 2 gold che abbiamo perché l'abbiamo trasformato prima. Quindi automaticamente adesso questo agglomerato si è trasformato in una città. Una volta che acquisite una città, apparirà la schermata delle tessere della città. È molto simile a come funzionamento a quella dei favori, cioè ogni volta che costruite una città avete dei bonus. Ogni bonus ovviamente può essere selezionato da una sola persona, quindi quelli più gettonati andranno via subito. E sono bonus, come potete vedere, piuttosto cicciotti, sono piuttosto sostanziosi. Ora noi per esempio ne scegliamo una, questa ci dà 5 punti vittoria per esempio e 6 gold, questa 6 punti vittoria e 8 poteri, questa addirittura 2 chiavi. Generalmente questa è una delle più gettonate, però ecco, dipende molto dalla strategia che state adottando. Sono tutte piuttosto valide. Prendiamo questa che ci dà 2 chiavi e 2 in ogni culto. Ok, come potete vedere, la parte inferiore al vostro avatar riflette tutte le entrate che avete ottenuto. E quindi rimane, diciamo, solo un argomento che è relativo all'interfaccia utente e al multigiocatore, che vi faccio vedere molto velocemente perché diciamo è una cosa che poi approfondiremo durante il gameplay delle partite successive, quindi diciamo facciamo una cosa veloce. Quindi la barra di informazioni sulla sinistra è quella che vi consente di tenere sotto d'occhio tutti i terreni e le trasformazioni. La barra di informazioni mentre sulla destra è quella che invece contiene una panoramica delle azioni di conversione del potere, quelle disponibili e quelle invece già utilizzate per quel turno dai vari giocatori. Questo è molto utile. Nella parte invece superiore della barra destra appare la tessera del punteggio attuale, quindi quella attiva per il round in corso. È possibile riportare il turno allo stato precedente a quando sei diventato giocatore attivo premendo il pulsante annulla. E poi infine ci mostrerà una cosa relativa al gioco multigiocatore, ovvero per evitare interruzioni durante i turni. Bisogna indicare al gioco quanti punti vittoria si intende sacrificare in cambio di potere prima di terminare il turno. Qui si può indicare quanti punti si vogliono sacrificare fino al prossimo turno. Queste sono modifiche che possono essere fatte in qualsiasi momento durante il gioco, quindi non è che dovete preoccuparvi di selezionare e poi, oddio, mi sono scordato. Se uno delle fazioni sono i cultisti, si può scegliere di non accettare alcun potere da loro e quindi in quel modo gli si nega, diciamo, l'utilizzo dell'abilità speciale perché in quel caso hanno un'abilità che è triggerata proprio dalla donazione di questo potere. Però questi comunque sono aspetti che vedremo in seguito. Bene, per questo video è tutto. Vi ho dato una infarinata generale sulle regole di questo board game perché in questo modo siete preparati nei prossimi gameplay e non vi trovate completamente spaesati. Mentre noi facciamo tutte queste mosse strane e complicate, e avete anche modo di seguire meglio la partita e di imparare delle cose avanzate che potremo vedere solo in seguito. E ci vediamo, spero, presto. Adesso devo solo cercare di organizzarmi per vedere quando iniziare a fare questi gameplay. E grazie sempre per essere stati con me. Un saluto. Ciao ciao.